Non so se avete mai visto il quadro nella copertina del video, è molto famoso in realtà e viene esposto nella Gallery of Arts di Washington. Quello che nessuno sa invece è che c'è una storia dietro questo dipinto e oggi la scopriremo. Ma prima torniamo indietro di un paio di secoli per il primo attacco di squalo registrato nella storia. Brooke Watson nacque a Plymouth, nel Devon, nel 1735. Era l'unico figlio di John Watson e Sarah Watson, due mercanti della zina. Per uno sfortunato incidente, rimase orfano nel 1741 e mandato a vivere con gli zii a Boston, nel Massachusetts, durante il periodo dell'America coloniale. Suo zio, anch'esso un mercante, commerciava nelle Indie occidentali. In adolescenza Watson aveva sempre espresso il suo interesse per il mare, così suo zio lo fece entrare come membro dell'equipaggio su una delle sue navi mercantili e fu durante uno dei suoi viaggi che incontrò la sua croce e delizia. Mentre nuotava da solo nel porto della Havana a Cuba nel 1749, il 14enne Watson fu attaccato da uno squalo. Lo squalo ha attaccato due volte prima che Watson venisse salvato dai suoi compagni. La prima volta gli ha strappato la carne sotto il polpaccio della gamba destra, mentre la seconda volta gli ha morso la caviglia del piede destro, causando una ferita poi coperta con 26 punti. Watson fu salvato dai suoi compagni di bordo, esanime e senza la maggior parte del suo sangue. La sua gamba dovette essere amputata sotto il ginocchio. Watson si riprese in un ospedale cubano, ma solo dopo 3 mesi, tornando però a solcare i mari prima di concentrarsi sull'attività politica. Le fonti differiscono su come Watson e John Singleton Comply, l'autore del quadro, si incontrarono nel 1774. Alcuni credono che viaggiarono sulla stessa nave da Boston all'Inghilterra e altri che si incontrarono a Londra. Qualunque siano le circostanze del loro incontro, Watson commissionò a Copley la realizzazione dell'opera nota come Watson and the Shark, che fu completata solo nel 1778, 4 anni dopo. Il dipinto fu esposto per la prima volta alla Royal Academy nel 1778 e fece molto scalpore, poiché a quei tempi nessuno credeva che gli squali fossero un pericolo per l'uomo. Ho deciso di continuare la rubrica degli squali strani. Questo dì tocca lo squalo porco. E no, non è una bestemmia verso un ipotetico dio degli squali. Ma noi sappiamo quanto sono simpatici gli scienziati quando danno i nomi alle cose. E guardatelo, non è bellissimo? Certo, ha poco a che spartire con i suoi cugini, ma quanto è cute. Tornando seri, lo squalo porco è un raro squalo che vive nel Mediterraneo, può raggiungere una lunghezza massima di 1,5 metri. Si nutre solo di polipi, infatti vive a profondità abbastanza basse, tipo 600 metri, dove sono ancora presenti degli scogli, dove il suo cibo ama insinuarsi. Questo squalo è molto fragile, infatti è in via di estinzione, ormai è destinato a scomparire. In più è commestibile, quindi quei pochi esemplari ancora esistenti vengono pescati e venduti a prezzi altissimi. Ammetto che è molto sfigato, ma noi siamo amanti incondizionati di tutti gli squali presenti sul globo acqueo. Quindi tutti insieme rivolgiamo una piccola preghiera all'ipotetico dio degli squali per far sì che questo squalo simpatico riesca a sopravvivere. Quindi che dire, pray for Big Shark. Beh, che dire? Niente, non c'è molto da dire, non sappiamo niente, che tipo di squalo sia o se sia stato un attacco provocato. Possiamo ipotizzare solo che sia uno squalo toro, visto che ama le acque basse, quindi non sarebbe strano trovarlo nei porti, che ricordo stanno vicino alle spiagge. Fate attenzione quest'estate, se avete visto il mio scorso video avrete capito che il Domesday si sta avvicinando. Tralasciando allarmismi vari, vi sono un paio di nozioni biografiche che non vi ho raccontato. Tipo che Watson, alla fine, più che per il quadro, è famoso per essere stato il sindaco di Londra. Ve ne fregava qualcosa?
appunto. Ma noi abbiamo il compito di arrivare in qualche modo a 8 minuti di video, quindi aspettatevi il solito annuncio e la fastidiosa musichetta dell'ascensore. Buona nuotata!